Bella, a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere questo nuovo metodo glitch duplicazione auto da fare in solo. Prima di iniziare, come sempre, lasciate un bellissimo like ed iscrivetevi al canale. Requisiti ragazzi, prima cosa dovrete andare in un negozio di abiti e comprare la muta da sub. Una volta comprata dovrete avere la base operativa con tante LGRH8 da sacrificare dentro, il bunker con il centro operativo mobile, all'interno del centro operativo mobile l'auto che vorrete duplicare. Come sempre vi consiglio LG Retro Custom o Issy. Partiamo subito con il glitch, ragazzi. Recatevi in un punto vicino al vostro bunker dove c'è dell'acqua. A questo punto andate sul menu interazione, stile e posizionatevi dove c'è scritto abito sull'abito che in pratica avrete salvato appunto la muta da sub. Ora cominciate a camminare dentro l'acqua spammando sempre X fino a quando non vedrete che al giocatore uscirà la maschera e la bombola da sub. Naturalmente io faccio così in pratica che cammino e spammo X fino a quando la scritta abito non diventa in neretto. Una volta fatto, ragazzi, menu interazione, andiamo su Secure Server e diventiamo SEO. A questo punto menu interazione, gestione stile e andiamo a cambiare lo stile del SEO. Ora usciamo dall'acqua, ragazzi, e se tutto è andato bene, quando usciremo e faremo sinistra-destra, avremo le bombole da sub appunto buggate. Ed eccole qui. Quindi ora partiamo con il glitch vero e proprio, questo era per buggare le bombole da sub. Prendiamo l'auto che vogliamo duplicare e come sempre la dobbiamo portare all'interno del nostro bunker. Ora, se la macchina non ce l'avete salvata all'interno del COM, prima entrate nel COM e poi la tirate fuori. Questa è una macchina appunto che già stava nel centro operativo mobile, quindi la parcheggio direttamente vicino a questa colonna. Ora usciamo come sempre dal nostro bunker, una volta fuori, come sempre potrete scegliere se teletrasportarvi o prendere l'auto di un civile o come me nel mio caso andrò a richiedere il buzzard. Una volta richiesto il buzzard, prendiamolo e andiamo appunto alla nostra base operativa. Qui, a differenza dell'altro glitch, ci sarà, diciamo, una piccola differenza. Magari è un po' più scomoda o magari più comoda per alcuni. Per me è meglio l'altro glitch comunque. Arriviamo alla nostra LGRH8 direttamente. Una volta qui ci mettiamo di spalle, diciamo, agli sportelli, andiamo sul menu interazione, gestione stile e andiamo a far cadere come sempre le bombole in maniera tale da bloccare gli sportelli. Vi consiglio di mettercene tante in modo tale che siate sicuri che gli sportelli saranno bloccati. Quindi, una volta bloccato uno sportello, ci spostiamo sull'altro. E una volta bloccato anche l'altro sportello, ragazzi, andiamo di fronte al cofano, facciamo triangolo. E se il giocatore si teletrasporta al suo interno, potrete continuare con il glitch. Quindi, ora tasto Option, Online, andiamo ad aprire il Criminal. Una volta su questa schermata, andiamo su Proprietà. Una volta qui, andiamo su Clubhouse. Clicchiamo anche qui X e ora Foreclose Maze Bank. Si aprirà quest'altra schermata. Ora qui semplicemente facciamo cerchio, cerchio, fino a quando non torniamo a questa schermata dove c'è scritto acquista. Ora posizioniamo il cursore su acquista e contemporaneamente dovremmo fare R2 e X. Vedrete per un attimo che si apriranno le shark card e il giocatore subito dopo uscirà fuori dalla base operativa. Ora riprendete il vostro buzzard o teletrasportatevi o l'auto di un civile e tornate al vostro bunker. Una volta lì entrate dentro e se tutto è andato bene, come sempre, ci sarà l'auto che vorrete duplicare pronta ad aspettarvi. Ora questa di auto finisce 467, saliamo a bordo e la targa cambierà. Ora, come sempre, dietro il centro operativo mobile, facciamo freccia destra e ci uscirà il solito messaggio di voler sostituire il veicolo al suo interno. Una volta dentro il veicolo è salvato e l'originale finirà alla base operativa. Ora per continuare con il glitch, ragazzi, ritirate fuori l'auto che vorrete duplicare o se no cambiatela con un'altra e rifate tutti gli step. Come avete visto, ragazzi, è un glitch veramente molto semplice da fare. È giusto un po' una rottura di palle mettere le bombole da sub. Comunque spero il video vi sia piaciuto, spero comunque sia che riuscirete nel farlo, spero mi lascerete tantissimi like e vi iscriverete al canale, noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!